Sì, i vaccini sono sicuri, sono stati sottoposti a tutti i test necessari per la loro approvazione. Tutti i risultati dei test sono disponibili per la comunità scientifica e hanno rivelato un ottimo profilo di efficacia e di sicurezza. Tutti i test che sono stati effettuati, sono quelli che vengono sempre effettuati durante l'iter di approvazione di un farmaco o di un vaccino. In questo caso, però, in virtù dell'emergenza, c'è stato un iter molto più veloce, grazie alla maggiore disponibilità di risorse e grazie anche al fatto che c'è stata un'attenzione particolare da parte degli enti regolatori che hanno potuto vedere i risultati a mano che i test venivano conclusi e non tutti in blocco al termine dell'approvazione come avviene di solito. I vaccini sono sicuri anche perché sono sottoposti a centinaia di controlli durante tutta la filiera produttiva, sono estremamente purificati, non contengono sostanze che danno reazioni comuni come il lattice, non contengono embrioni fetali né i loro derivati, sono dei presidi che quindi hanno un ottimo profilo di sicurezza. Vengono controllati anche dopo l'immissione in commercio, con la cosiddetta sorveglianza post-marketing. Anzi, durante la pandemia è stato attivato un monitoraggio aggiuntivo rispetto a quello che si fa di solito, con dei report periodici che vengono rilasciati dall'AIFA proprio sul discorso della sicurezza. E questi sono liberamente accessibili, quindi tutti possono provare a leggere il dato. Questo livello di sorveglianza ci rende ancora più sicuri, perché nel momento in cui il vaccino entra in commercio e viene somministrato a milioni, ad oggi siamo oltre 79 milioni di somministrazioni soltanto in Italia. Se anche ci fossero degli eventi avversi molto rari che non sarebbe possibile verificare in fase di sperimentazione, questi verrebbero subito all'attenzione. E quindi il fatto che ci sia un controllo post-marketing ci rende ancora più sicuri e più certi della loro affidabilità. Gli studi a disposizione della comunità scientifica hanno rivelato un'ottima efficacia da parte dei vaccini. Il ciclo completo, di una vaccinazione restituisce un'efficacia, quindi una protezione, per oltre l'88% dei casi dall'infezione da coronavirus. Significa che cioè quasi 9 persone su 10 sono protette dall'infezione dopo aver effettuato una vaccinazione completa. Inoltre c'è una protezione del 95% dei casi dal rischio di ospedalizzazione, del 97% dei casi dal rischio di ricovero in terapia intensiva e del 96% dei casi dal rischio di decesso. I vaccini durano nel tempo e sappiamo dagli studi sulla famiglia del coronavirus che la memoria stimolata dal vaccino dura dai 9 ai 12 mesi. In particolare, la vaccinazione stimola l'organismo a produrre degli anticorpi specifici e questi globuli bianchi, detti linfociti memoria, sopravvivono quindi nell'organismo anche per un anno. Sono in corso degli studi specifici per il virus SARS-CoV-2 che ci forniranno ulteriori dettagli su questo aspetto, ma sicuramente il vaccino è un'ottima opportunità preventiva che dura nel tempo.